Daniele Macheda, segretario dell'Unione Sindacale dei Giornalisti della RAI. Oggi i giornalisti RAI sono in sciopero, abbiamo visto questa conferenza in sede della stampa estera in Italia e a fianco a voi anche Sigfrido Ranucci, il giornalista che è stato attaccato dal premier albanese Edi Rama ma anche dal premier Meloni accusando di linciaggio. Un commento su questo caso? Io trovo molto grave che la Presidente del Consiglio, la mia Presidente del Consiglio, abbia attaccato direttamente un'inchiesta giornalistica definendola un linciaggio. Io su questo credo che i vertici della RAI avrebbero dovuto dire qualcosa e non l'hanno mai fatto. E questo lo ritengo molto grave, anche perché questo segna un inasprimento evidentemente dei rapporti tra la libera informazione e il governo. Perché evidentemente sull'informazione il governo ha un'idea che non è in linea con quelle che sono le previsioni della Costituzione, se pensa che un'inchiesta giornalistica sia assimilabile a un linciaggio. Cosa sta succedendo alla RAI? Questi scioperi, tanti giornalisti che accusano la censura o soffrono la censura? Sta succedendo alla RAI che il controllo del governo e dei partiti sull'azienda di servizio pubblico, radio, televisione e multimediale, forti di una legge che il governo Renzi fece nel 2015, oggi sta diventando totale. E questo è quello che abbiamo. E cosa chiedete? Chiediamo che, per esempio, tra qualche mese ci sarà il rinnovo dei vertici della RAI. Noi abbiamo fatto un ricorso al TAR insieme ad altre associazioni perché per bloccare questo processo come viene fatto, ma se ci fosse un sussulto di orgoglio da questo punto di vista, chi nominerà i vertici RAI dovrebbe farlo indicando personalità di assoluta e certificabile, direi, indipendenza. Sarebbe un primo passo per dire che l'idea sull'informazione sulla RAI è diversa da quella che oggi vediamo. E le dichiarazioni del Premier Meloni su questo che sta succedendo alla RAI, che ha sottolineato che sono vicende un po' telemeloni, eccetera, eccetera. Telemeloni è una sintesi, diciamo, giornalistica che viene fatta, ma certo se la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime sull'informazione come ha fatto la domenica in cui si è presentato agli elezioni europee, evidentemente qualcosa di, insomma, che questo telemeloni lo giustifichi, c'è, che altrimenti gli interventi su queste cose sarebbero stati diversi. Ma siete stati invitati da lei di parlare su? No, mai. Noi ovviamente se c'è da parlare di informazione, libertà e indipendenza andiamo da chiunque ci chiede di parlare, lo faremo immediatamente. Grazie.